Benvenuti da parte mia, Massimiliano Raso, sul canale YouTube Viaggi della Cultura. Oggi siamo ad Atene, capitale della Grecia, 650.000 abitanti circa, una conurbazione di 4 milioni di abitanti che la colloca al settimo posto in Europa. Vedremo naturalmente, come siamo abituati a trasmettere le immagini più belle a Viaggi della Cultura, quelle che sono le bellezze storiche, artistiche. E sì, perché Atene è davvero una città molto antica, è culla della democrazia, ma non soltanto. Andremo a Piazza Sintagma, andremo naturalmente a visitare l'Acropolis e allora andiamoci a fare un bel viaggio all'interno di questa bellissima capitale europea. Andiamo! Hello, can I stay here? Thank you so much. How much does it cost? Qui si beve gratis. No, you didn't understand. We were here. Viaggio della Cultura vi porta a far vedere i musei più belli. Proprio sono, boss. Il colore giallo straordinario, delle vetrate molto molto belle. Quanto mi piace dire Kalimera, che vuol dire buongiorno in greco. Cappuccino, si va in giro. Altro giorno in Atene. Urrà! Allora, mi sono messo questa bellissima maglietta, non so se si vede, Atene, Athens, Atene con il Partenone. Una volta visitato il Partenone e tutti gli aspetti archeologici che la grande storia greca ci ha tramandato, bisogna recarsi, a mio avviso, nel quartiere pittoresco Placato. Ci sono una serie di locali, una serie di pub, ristoranti, bar alla moda, e dove è possibile anche acquistare degli ottimi souvenir. Ma vuoi mettere queste passeggiate e respirare l'atmosfera di un'altra nazione? Andiamo all'estero, visitiamo le città, visitiamo le altre nazioni. Alla fine non costa neanche tanto acquistare un biglietto, ci sono tanti voli low cost, si può raggiungere qualsiasi meta europea. Vorrei chiedere quanto costa il biglietto per entrare in questo museo bizantino. C'è scritto tickets. Good morning, how much does it cost? A ticket. Ho chiesto quanto costa il biglietto, ma non mi ha risposto, vediamo. Entrance. Hello, good morning. Can I ask you a question? Yes, of course. Only how much does it cost the ticket? 4 euros. 4 euros per person? Per person, yes. 8:30. Until 10:30. Oh, okay, it's okay. I have time to come. Thank you so much. No, I want to visit you today. Thank you, bye. Ok, il biglietto costa 4 euro. Come avevo promesso, andiamo all'interno del Museo Bizantino d'Atene. Andiamo. Can I pay by card? Si prende l'ascensore per andare al primo piano di questo museo bizantino. Lo andiamo a vedere. Viaggio della Cultura vi porta a far vedere i musei più belli. Proprio sono la cosa. Vediamo di metterci le cuffie. Sto ascoltando in italiano. Pay attention, it's dangerous here. Yes, qua che esperienza in questo posto, esperienza straordinaria.
andiamo all'Acropoli, stiamo salendo l'Acropoli, bellissima questa esperienza che stiamo andando a fare, dobbiamo pagare un biglietto di 13 euro online a persona. È una fila pazzesca per entrare all'Acropolis per vedere l'attrazione culturale più bella in assoluto della Grecia, di Atene. Ecco qui, ci abbiamo il COD per entrare. I turisti sono migliaia e migliaia di turisti. Already have a ticket. Yes, we need to finish the release. The entrance for this. I don't know. No, you didn't understand. We were here. Yeah, no, that's it. It's very easy. E siamo entrati nell'Acropoli, questa collina di 156 metri di altezza, spianata, dove hanno costruito il famoso Partenone di Atene. Sono tantissimi, è incredibile, anche semplicemente poter fare una foto è impressionante, ma certo il patrimonio culturale che c'è qui è immenso, c'è un casino perché chi fischia, chi canta, chi parla. Oggi lo andiamo, oggi il tour inizia, oggi si va a Piazza Sintagma, andiamo! Cappuccino take away ad Atene. Una cosa molto complicata è attraversare le strisce pedonali ad Atene perché il semaforo dura pochissimi secondi. Giornata magnifica ad Atene, che belle giornate di sole che ci sono anche a marzo. Mi hanno detto che c'è una ondata di caldo africano, ma secondo me ad Atene fa sempre caldo, il clima è sempre mite tutto l'anno. Diamo anche alcune informazioni come arrivare all'aeroporto di Atene. Da Atene si può giungere attraverso la metropolitana, secondo me è il mezzo e la soluzione migliore per arrivare al centro, a Piazza Sintagma, al centro di Atene. Costo del biglietto 9 euro e poi ci sarebbero anche altre opzioni come quella di prendere il bus oppure un taxi, c'è anche Uber, ma in questo caso devo dire è un po' più costoso. Il 25 marzo del 1821 si commemora, ogni 25 marzo si commemora l'indipendenza dagli ottomani, Grecia avvenuta nel 1821 a Patrasso, è un momento molto importante se venite nel mese di marzo perché qui ad Atene non solo ci sono molte cerimonie. Il Partenone è indubbiamente una delle attrazioni culturali più importanti di Atene, fu rafforzato, furono ampliate le mura, furono costruite i bastioni sotto il periodo di Pericle, addirittura fu anche innalzata una statua imponente, la statua di Atene, oggi è andata perduta. Atena, la dea delle strategie, della battaglia, delle arti, della sapienza, una dea guerriera, è la protettrice di Atene ed è una importante divinità del Pantheon greco. Ad Atene ci sono tantissime attrazioni culturali, c'è un quartiere molto importante, interessante, che è il quartiere Placca, c'è Piazza Sintagma dove ci sono i soldati da montagna, si alternano ogni ora, devono essere immobili in questa piazza durante il turno di guardia, devono essere, una curiosità questa, alti 1,88 m minimo e massimo 2,05 m, incredibile anche questa scelta di questi soldati dell'esercito ellenico. Andiamo allora in questa bellissima piazza.
Bene, dal parco dove mi trovo in questo momento, al centro, nel cuore di Atene, questa bellissima capitale europea della Grecia, abbiamo visto alcune delle più belle immagini, naturalmente come siamo soliti fare a Viaggi della Cultura. Vi invito nel concludere questo video a iscrivervi al canale YouTube, a mettere un like alla pagina Facebook ed anche andare sulla pagina TikTok. Ci vediamo ai prossimi Viaggi della Cultura. Da parte mia, Massimiliano Lasso, è tutto, ciao!